spiegato durante 3 ore, dai, ce l'hanno zitta e parliamo, come dai, faccia da lì. E che ho fatto io? Ecco, ho fatto io! Mi ormai non ti conosce. Chi da dove la voce del tuo paliato? Chi mi piace da lì? Si vede un ragazzo, pare sia il figlio di un noto pregiudicato di Vittoria, discutere con un altro ragazzo chiedendo spiegazioni del perché avesse guardato la sua fidanzata. Da lì a poco gli sferra un pugno che lo fa barcollare fino a farlo cadere a terra e poi ancora calci e pugni in faccia. È successo sabato in un distributore H24 in pieno centro a Vittoria in via Cavour, video girato da chi evidentemente sapeva cosa sarebbe successo da lì a poco. Un episodio inquietante che pone ulteriori interrogativi sulla sicurezza in città, a ridosso anche della riunione straordinaria di giunta voluta dal sindaco Aiello per lanciare un ennesimo segnale a chi continua a minacciare la sicurezza cittadina. Quasi una settimana fa, infatti, sempre nel centro storico, un improvviso sparo di petardi ha allarmato i presenti. Quest'ultimo sabato sera, l'ennesima scazzottata tra ragazzini, con immagini che si commentano da sole, quasi in un set cinematografico. Un ennesimo atto di violenza che testimonia il dilagare di un bullismo diffuso che destabilizza e preoccupa la comunità, a partire dalle ragazze e dai ragazzi che non si sentono sicuri di vivere la proprietà e la società liberamente in condizioni normali, senza rischi di finire nel mirino di bande e soggetti violenti. È quanto afferma il segretario provinciale della CGIL Peppe Scifo, che continua: ma questa volta forse c'è di più, perché a vedere le immagini si capisce immediatamente l'atto premeditato e organizzato con l'apporto di una diretta video per filmare tutto. Di solito l'azione delinquenziale dovrebbe avvenire di nascosto e invece questa volta la scelta è stata il contrario, rendere l'aggressione pubblica. Sembra una scena di Gomorra, continua Scifo, dove gli scugnizi devono dimostrare la propria capacità e la propria maturità delinquenziale per accreditarsi tra i capi e i capetti delle cosche. Anche il sindaco Aiello si è espresso pubblicamente condannando il fatto, sottolineandone la gravità soprattutto nella sua dimensione associativa e organizzata. Il sindaco fa appello al governo affinché assuma una volta per tutte l'impegno di un rafforzamento dei presidi di sicurezza in città, cosa finora mai avvenuta, o semmai qualcosa è stata fatta di sicuro non in modo sufficiente. Ma il sindacato fa appello anche alle famiglie, cioè alla cittadinanza, alle agenzie educative, alla società civile, affinché ci si impegni con le famiglie e le istituzioni sulle condizioni in cui nasce questo comportamento bestiale e feroce. Una lite ogni fine settimana cicli, l'ultima, l'ennesima. Sabato scorso intorno alle 21 tra via Roma e Corso Garibaldi. Anche in questo caso il motivo non è chiaro, ma molto probabilmente alla base ci sarebbero degli scherzi per una ragazza. Da un momento all'altro sono iniziate a volare bottiglie e altri oggetti di fortuna contro un uomo ormai riverso a terra, rimasto gravemente ferito e soccorso con l'ambulanza che lo ha trasferito in ospedale. Al momento non è nota la prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scicli, che stanno operando per ricostruire quanto avvenuto. Nel video si vede un giovane che attraversa la strada e lancia un oggetto contro una persona straniera a terra sul marciapiedi. Immagini cruente circolate anche sui social, che tornano a impensierire cittadini e commercianti. Solamente sabato scorso il centro di Scicli era già stato agli onori della cronaca per un'altra rissa tra extracomunitari, dove però non si sono registrati feriti gravi, fatto che aumentò l'allarme pubblico e alimentò le reazioni dell'opposizione in consiglio comunale, che ha immediatamente chiesto una urgente risposta da parte dell'amministrazione su episodi che si registrano con regolare frequenza dall'inizio dell'estate. Anche la Confcommercio, lo ricordiamo, chiese interventi, lanciando però l'appello al buonsenso e a non danneggiare l'immagine della cittadina barocca. La colpa di pochi, infatti, non dovrebbe mai ricadere su tanti cittadini onesti. Lo stesso sindaco Marino intervenne rassicurando e elencando tutti gli interventi effettuati fino ad oggi: controlli a tappeto con il supporto delle forze dell'ordine, intensificate dopo l'incontro per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, controlli che tuttavia sembrano non bastare mai. Sabato scorso i militari della stazione carabinieri di Ispica hanno tratto in arresto in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa un 51enne del posto, separato, censurato, resosi responsabile dal periodo del giugno del 2019 a ottobre del 2020 del reato di maltrattamenti in famiglia.
L'uomo, infatti, aveva posto in essere atteggiamenti violenti consistenti in reiterate minacce verbali e fisiche nei confronti della compagna, ingenerandole uno stato di timore tale da far collocare la donna in una struttura protetta. Così come disposto dall'autorità giudiziaria, l'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa, dove spirà la pena di 2 anni di reclusione. L'attività in oggetto è frutto della perseverante azione che i militari della compagnia carabinieri di Modica rivolgono al fenomeno della violenza e danni di vittime vulnerabili. In un contesto sociale all'interno del quale la violenza rappresenta una vera e propria emergenza sociale, risultanze simili assumono la veste di monito nei riguardi di quella fetta di popolazione che ancora oggi è incline a assumere atteggiamenti violenti. Per tale motivo e al fine di evitare che comportamenti del genere possano accadere, i carabinieri si dedicano, affermano, in modo costante a questo settore, cercando di capire qualsiasi elemento che possa presagire situazioni patologiche. Tutto pronto per la 48esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, che ritorna appunto a quasi un secolo ormai trascorso, ed è quello che è stato ricordato anche questa mattina al comune di Ragusa in conferenza stampa durante la presentazione. Quindi ritorna la FAM, non più la FAR come l'anno scorso, quando fu patrocinata appunto dal comune di Ragusa. Nuovamente quindi organizzata dal Consorzio Interprovinciale Allevatori di Ragusa. La manifestazione, lo ricordiamo, in programma dal 29 settembre al 1 ottobre, sarà quindi una eccellenza che prevede un ampio spazio dedicato all'agroalimentare, alla zootecnia, alla meccanizzazione, all'utensileria e al florovivaismo. E ci sono tante iniziative, diciamo, che stiamo portando avanti, oltre al classico, diciamo, che c'è tutti gli anni, c'è qualche piccola novità. Ad esempio, dicevo un poco fa in un'altra intervista, far vedere ai bambini come si fa il formaggio, diciamo, con le mani in pasta. E comunque sono piccole iniziative, che le cose che possiamo fare per dare, diciamo, lustro al nostro territorio. Infatti ricordiamo, che cos'è la FAM, cosa vuole essere per voi questa fiera? La FAM è, diciamo, un riferimento per tutto il territorio della Sicilia, del centro meridione. Speriamo di farla sempre e di farla sempre meglio, auspicando sempre che l'agricoltura abbia, diciamo, più riconoscimento da parte dell'istituzione, della parte commerciale, diciamo. Comunque reduce anche dal grande successo degli anni precedenti, questo lo possiamo ammettere e confermare? Sì, e auspichiamo che sia anche quest'anno un successo. Speriamo che il tempo sia clemente con il sito, perché non è dei migliori, però speriamo bene. Quindi siamo arrivati a 48 anni di FAM, sempre un momento importante per il territorio e per valorizzare i nostri prodotti e le nostre eccellenze. Sì, è importantissimo, 48 edizioni vuol dire che effettivamente ormai questo evento fa parte della tradizione ragusana. È chiaro che il comparto dell'agroalimentare per Ragusa significa tantissimo, sappiamo quanto l'economia del territorio dipenda da questo comparto, per cui organizzare ancora una volta questa fiera non solo è utile, ma è doveroso e necessario. Il Comune di Ragusa, come sempre, fa la sua parte. Devo dire, la Camera di Commercio è tornata, diciamo, all'interno dell'organizzazione, anche se su basi diverse rispetto a prima, però è tornata all'interno dell'organizzazione. La Banca Agricola, il Libero Consorzio, oltre al Comune, altri sponsor privati, diciamo che la Regione, ovviamente, diciamo che sono tutti presupposti per un evento, per una edizione importante della fiera. I numeri sono buoni, abbiamo notizie di numeri in crescita, speriamo che vada tutto bene, anche perché può essere l'occasione per evidenziare, visto che ci sarà l'attenzione anche della politica regionale, quali sono le problematiche che il comparto dell'agroalimentare, soprattutto la zootecnia, sta vivendo in questi giorni, in questi mesi. Un'occasione quindi di scambio di idee, di confronto, ma sempre con la prospettiva di aiutare un comparto che merita tutta l'attenzione di tutti. Assessore, quindi una fiera che cresce, che ogni anno dopo anno si arricchisce di tante novità. Adesso la scommessa anche con Verona. Sì, il fatto che dalla fiera agricola del Mediterraneo di Ragusa inizi un discorso che poi si svilupperà nella fiera agricola di Verona è certamente un riconoscimento dell'importanza di questa fiera. Per noi come amministrazione la fiera agricola del Mediterraneo è un momento
importante, centrale, perché ribadire la centralità dell'agricoltura e dell'allevamento nel nostro sistema economico non è mai scontato, ma è, come dire, un modo per mettere ancora una volta al centro questo settore che rappresenta passione, innovazione, futuro e soprattutto lo spazio nuovo per i giovani.